Aimen, allora, la battuta che facciamo è quella dell'ascensore, no? Piccar, pisale, scende, adesso bisogna andare fuori casa, bisogna evitare di scendere di nuovo perché insomma qui a Cabassi avete triturato tutti, anche il pareggio con la Pistoiese grida vendetta, fuori casa invece sono arrivate quattro sconfitte in sette gare, è veramente un percorso strano anche da commentare con un po' di logica, però insomma si va a crema per cambiare questo trend. Assolutamente, andiamo a Crema per provare a vincere subito e anche fuori casa comunque noi ce la mettiamo tutta, facciamo il massimo. E, è chiaro che ad oggi abbiamo fatto molto meglio in casa, comunque spinti dal pubblico e dal campo, dai tifosi e tutto, abbiamo qualcosina in più in casa ad oggi. E speriamo di invertire questo trend avvicinando la media di punti che abbiamo in casa anche fuori casa. Tu sei, passami il termine, diciamo l'esperto della categoria della squadra perché hai quasi 250 presenze in D, l'hai vinto una volta, hai fatto per quattro stagioni i playoff, quindi insomma sai bene come funziona questa categoria. Che cosa serve per arrivare in fondo in un girone così equilibrato? La Pistoiese un mese fa era spacciata, era meno 10 dalla vetta, adesso per tanti sembra addirittura la favorita, quella che ha il vento in poppa. Cosa serve e cosa vi state dicendo fra di voi per cercare di mantenere un po' di equilibrio fra questi due volti? Sicuramente serve dell'equilibrio e noi dobbiamo continuare ad allenarci forte durante la settimana e dobbiamo rimanere il più possibile vicino alla vetta che adesso è la Gian Erminia distante 3 punti e dobbiamo capire che comunque fuori casa magari è utile anche il pareggio rispetto a una sconfitta e continuare a martellare in casa. Hai giocato una grande gara domenica in un ruolo in cui non ti avevamo ancora visto quest'anno, a parte la partita di Coppa lì davanti alla difesa, dove giocherai immagino anche la gara di Crema. Ti chiedo un po' un giudizio sulla stagione, sul ruolo che hai avuto fin qui, su questo ruolo nuovo per noi da regista. Ah, io mi ritengo contento, sono contento perché innanzitutto gioco nel Carpi, so che è una grande squadra, ci sono dei grandissimi giocatori per la categoria secondo me, abbiamo un centrocampo molto forte, quindi rispetto assolutamente le scelte del mister, in qualsiasi posizione lui mi voglia schierare e cerco di dare il massimo ogni volta che entro, che mi chiama sia da mediano che da mezzala.